Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento speciale, diciamo, di Maya TV. Abbiamo voluto fare questo appuntamento appunto mattutino, a differenza dei soliti appuntamenti pomeridiani con questa rubrica di Maya TV, perché appunto è un momento particolare, un appuntamento speciale. E tant'è vero che oggi appunto siamo, vedete, a fianco a me con Maria Peroni dell'ufficio di educazione ambientale del Parco Nazionale della Maiella e appunto con la collega Maria, e che oggi appunto insieme ci aiuterà, ci farà lavorare con le mani e per arrivare a costruire un qualcosa utilizzando ovviamente tutto materiale di riciclo e per creare un qualcosina anche, perché no, tematica per queste giornate che comunque appunto si precedono poi la festa di domenica, la festa di Pasqua. Bene, io appunto passo la parola a te, Maria, per iniziare questo nostro appuntamento. Vi ricordo solo, prima di lasciare la parola a Maria, che durante il laboratorio lo possiamo definire, se vogliamo, un tutorial proprio, vero e proprio, per la costruzione di un qualcosa che scopriremo man mano. Ecco, se avete domande, curiosità nei vari passaggi che andremo a fare assieme a Maria, ovviamente metteteli qui nei commenti e cercheremo anche durante questa diretta di fermarci, di spiegare meglio un passaggio, un particolare, con l'aiuto appunto della nostra Maria. Maria, a te. Allora, buongiorno a tutti. Sono contenta insomma di questa occasione, perché appunto la gente è a casa e anche forse un po' stanca, però questa situazione passerà. Io volevo innanzitutto dire che questa idea è venuta alla collega Elena Liberato-Scioli, con cui lavoro da anni appunto nell'ufficio di educazione ambientale, e quindi abbiamo pensato insieme di fare qualcosa del genere. Abbiamo già iniziato con altri post, non so se ci avete seguito, tra l'altro spero abbiate seguito il post di mercoledì scorso in cui davamo alcuni consigli per decorare in modo originale le uova. Se comunque l'avete perso, non vi preoccupate, perché il post è lì, quindi lo potete andare a leggere. E comunque mercoledì abbiamo suggerito di tingere le uova in modo naturale utilizzando bucce di cipolla, cavolo rosso, spinaci, curcuma, carcadè, insomma tutte sostanze, ortaggi, ma anche spezie che ci sono in tutte le case normalmente. E poi abbiamo anche detto che se volevate fare un effetto, creare un effetto diverso, potevate incollare precedentemente con un po' di albume sul guscio dell'uovo piccole foglie, piccoli fiori, in modo come se fosse uno stencil però al contrario, perché poi il tutto andrà messo in un uovo o in una calza di nylon ben stretto e quindi immerso nell'acqua con l'ortaggio o la spezia, verrà fuori. In pratica, io perché ho detto stencil? Perché dopo una decina di minuti, e quando poi è tutto di bollitura e quando è tutto freddo, andremo a scoprire che le foglie e i fiori che abbiamo utilizzato hanno lasciato un'impronta, quindi tutto il resto è colorato, e dove c'era il fiore o la foglia è rimasto il colore dell'uovo, quindi c'è un effetto bellissimo. Se volete vi faccio vedere qualcosa, così giusto per darvi l'idea poi di andare a vedere. Allora, riuscite a vedere? Questo è un uovo tinto con buccia di cipolla e ho utilizzato delle foglie di erba noce, quindi ci sono 5 minuti e potete farle di vari colori, giallo, verde, rosso, blu e così via. Ma andiamo a cosa faremo oggi. Oggi vi illustrerò, spiegherò come creare una simpatica gallina utilizzando i cartoni delle uova. Quindi
riciclando un imballaggio che, di cui non possiamo fare a meno, perché in questo periodo si parla tanto di plastica, di abolire la plastica, eccetera, ed è vero, tra parentesi, ma non ne parliamo adesso. Alcuni imballaggi sono importanti, magari appunto scegliamone alcuni piuttosto che altri. Quando facciamo gli acquisti, preferiamo le confezioni, ad esempio, di uova nel cartone, o compriamo le sfuse piuttosto che comprare quelle in plastica. Comunque, costruiremo una gallina, ve la faccio vedere, come questa, spero che si veda bene. Vi ricordate che vi avevamo detto nel post di mercoledì di tenere da parte i cartoni, appunto, i contenitori delle uova, perché ci sarebbero serviti, e ora vedremo come li utilizziamo. Ci vorranno 5 minuti, saranno 5 semplici passaggi. Come vi ha detto Dino, insomma, speriamo di essere chiari, però comunque fateci domande, chiarimenti, e poi comunque noi vi diamo delle idee, poi ovviamente sta pure a voi, con quello che avete a casa, creare altro, e magari fatecelo vedere, insomma. Vogliamo andare, Dino? Vogliamo passare alla prossima diapositiva? Ti faccio da assistente. Ok, eccoci. Perfetto. Allora, ecco qui. Qui ci sono un po' tutti i materiali che servono. Vedete i cartoni delle uova, vedete la colla, il vinavil, insomma, comunque una colla vinilica, cartoncini colorati, fogli colorati, anche lana ho messo io, però potete utilizzare ritagli di stoffa, avanzi di stoffa, pannolenci, feltro, insomma, tutto quello che volete, scatenate appunto la vostra fantasia. Forbici, ovviamente, pennarelli, matite, poi una cosa fondamentale appunto è la fantasia, perché se non c'è quella, insomma, non si fa nulla. Ci potrebbero essere anche eventuali altri materiali, non so, perline, bottoni, piume che vi trovate a casa, insomma, il suggerimento è un po' quello di trovare a casa quello che non serve, e quindi costruire qualcosa di diverso, ok? Andiamo avanti. Allora, come si fa? Vi ho detto, sono 5 semplici passaggi. Dal contenitore, dalla vaschetta di uova a 6, che ospita appunto 6 uova, io vi consiglio prima di disegnare la parte che va tagliata, per evitare errori, per evitare, insomma, di sbagliare. Quindi vedete, è indicato bene la parte che va disegnata e poi ritagliata, e quindi in questo modo otteniamo il corpo della gallina. Andiamo avanti. Eccoci. Ecco, ovviamente poi va rifilato il tutto, quindi vanno eliminate le parti in eccesso, sistemato, insomma. Potete usare anche una forbice più piccola, insomma, come preferite. Potreste usare anche un taglierino per tagliare inizialmente e poi rifilare con le forbici. Vai, Dino, la prossima. A questo punto dobbiamo fare il becco della nostra gallina, quindi con del pannolenci o con del feltro, cartoncino, quello che volete. Io qui ho scelto l'arancio, ma potete utilizzare anche il giallo. Disegnate e poi ritagliate un triangolino arancione. Potete anche fare un'altra cosa, potete anche fare un piccolo rombo e poi piegarlo in modo da fare un becco aperto. Ovviamente questo poi va incollato sul corpo che abbiamo creato prima. La prossima. E adesso facciamo il resto, diciamo, della gallina. Quindi con il pannolenci rosso, anche se qui purtroppo la foto non rende, sembra un altro colore, dobbiamo ricavare la cresta e i bargigli. Cosa sono i bargigli? Sia i galli che le galline hanno la cresta in cima alla testa, ovviamente di varie forme, insomma, a seconda delle razze. Tra l'altro, la cresta è una parte molto importante, perché oltre a molto irrorata, insomma, ed ha una funzione importante, perché permette a questi animali la regolazione della temperatura corporea. Quindi, a differenza nostra o di altri animali come il cane, che magari quando fa molto caldo, aprono la bocca, no? Avete presente? Questi animali utilizzano questa parte del corpo, quindi la cresta e anche i bargigli, per abbassare la temperatura corporea.
I bargigli sono invece delle appendici che stanno sotto il becco, quindi insomma nella parte del collo. Qua sotto. Schematicamente, vedete, qua forse non si vede bene nella foto, io ho fatto un cuore al contrario. Ovviamente poi, come è indicato, spero sia abbastanza chiaro, va tagliato e quindi si inseriscono le forbici, e però non si taglia tutto, perché ovviamente i bargigli sono due, quindi bisogna lasciare che nella parte alta, quindi nella punta, rimangano attaccati. È chiaro? Spero sia chiaro. Dino, i commenti cosa dicono? Che è chiaro quello che sto dicendo? Per il momento ci sono solo tanti saluti, e quindi presumo che sia tutto abbastanza chiaro, sì. Ok, va bene. Poi al limite ci ritorniamo, insomma. Andiamo avanti? Sì, eccoci. Allora, e poi ora dobbiamo fare anche gli occhi. Vi premetto che in commercio esistono occhi di plastica, insomma, anche che si muovono, eccetera, eccetera. Però io ovviamente sono un po' contraria, quindi dico facciamoceli. Per cui procuratevi anche o degli scarti, degli avanzi dei cartoni delle uova, oppure anche dei cartoncini, quello che volete, e ritagliate due piccoli cerchi. Con un pennarello nero o anche di altro colore fate un piccolo punto al centro e quelli saranno gli occhi della nostra gallina. Potete eventualmente anche fare un'altra cosa, potete anche disegnarli direttamente sul corpo. Poi dopo, insomma, al limite vedremo altre galline che abbiamo fatto e vedrete come le abbiamo disegnate. Vai avanti. Ok, l'ultimo passaggio, incollare tutte le parti. Quindi abbiamo realizzato la cresta e bargigli, becco, occhi. A questo punto prendiamo la nostra colla e andiamo a attaccare ogni singolo pezzo. Io preferisco la colla vinilica, soprattutto se si lavora con i bambini, perché questa è un'attività che noi proponiamo a tutti, però è un'attività che si può fare da casa, soprattutto in questo periodo, per decorare appunto la tavola di Pasqua, come diceva Dino, e quindi insomma in compagnia dei bambini è preferibile la colla vinilica. Tra l'altro, non abbiate paura rispetto alla colla a caldo, che magari è più sembra che attacchi di più, e in parte è vero, però spesso è più visibile. Invece il vinavil, una volta asciutto, scompare, quindi diventa invisibile, e quindi potete anche mettere abbondante colla tra i due pezzi, quindi per esempio tra la cresta e il corpo, intanto una volta asciutta scomparirà. L'unica accortezza è che inizialmente dovete, ecco come si vede un po' dalla foto, tenere un paio di minuti, 2-3 minuti, 5 minuti, i due pezzi l'uno sull'altro per fare in modo che la colla prenda. Andiamo avanti. Ecco qua. Questa è la nostra gallina porta uova per decorare la tavola di Pasqua. Come vedete qui il becco l'abbiamo attaccato, è il triangolino che avevamo fatto, che abbiamo attaccato, però come vi dicevo possiamo anche fare un rombo e poi insomma quindi fare un becco aperto. Possiamo anche disegnare gli occhi direttamente, come vi dicevo, su questa specie di cono, perché poi quando ritagliamo la nostra scatola, il nostro contenitore, voi avete visto ci sono, no? In quello da 6 ci sono due coni, no? due punte. Questa è un'idea. Tenete presente che potete fare la stessa cosa anche con il contenitore intero da 6 o da 10 uova, quindi anche non ritagliare la gallina, quindi la sagoma al corpo della gallina, ma per esempio nel contenitore da 6 ci sono due punte, due coni, fare un contenitore con due galline e mettere lì 6 uova colorate. Un'altra cosa che vi volevo dire è che potrebbe anche essere utilizzato come segnaposto, quindi magari ci possiamo mettere un stuzzicadenti con un cartellino bianco con scritto il nome della persona che deve mangiare, e quindi magari farne tanti con questo utilizzo. Oppure possiamo mettere... portiamo il segnaposto per... diciamo le giornate, i momenti migliori che verranno, perché chiaramente anche in queste giornate ricordiamo la necessità di stare solo nelle proprie famiglie, non fare neanche con i familiari allargate. Sì, quello sicuramente.
Però magari, visto che appunto questa è una Pasqua un po' diversa dalle altre, può essere un modo per renderla più... scusate, diversa. possiamo al posto dell'uovo possiamo anche mettere delle ovette di cioccolata, oppure possiamo mettere un uovo svuotato e ben pulito con dentro dei fiori recisi, quindi insomma sono delle piccole idee. E poi comunque è riferita a questa Pasqua, ma ciò non toglie che non si possa fare anche l'anno prossimo, quello dopo ancora. Che volevo dire? Andiamo a vedere un attimo le altre galline che abbiamo fatto, Dino, la prossima. Ecco. Ecco, qua ci sono altre idee. Vedete, abbiamo fatto anche una gallina biposto, quindi con due uova. Abbiamo fatto una gallina, utilizzando il semplice cono, una gallina che si può sedere sulla credenza con le zampe pendolanti di lana. Quindi queste sono alcune idee. Per quello vi dicevo, sbizzarrite la vostra fantasia, scatenate la vostra fantasia, e con quello che avete a casa, quindi con quello che trovate, fate altre cose, poi magari ce le mandate. Dino, la prossima ancora, perché abbiamo fatto, oltre alle galline, un altro simbolo di Pasqua. Certo, eccolo qua. Dei conigli. Sono diversi, alcuni sono fatti simili alle galline, poi vedete c'è questo qui che contiene quattro uova, che invece è fatto in modo completamente diverso. In questo caso abbiamo utilizzato la testa del coniglio è una galla. Le galle sono delle strutture che si trovano negli alberi, in particolare nelle querce, ma non sono frutti. E poi le orecchie le abbiamo fatte con del feltro, però ecco, vedete, sono tutte idee diverse da cui prendere spunto per fare dei lavori appunto in famiglia con i bambini, insomma, passando un po' di tempo, e tra l'altro scoprirete anche che è molto divertente, che insomma è interessante. Non spero di non aver dimenticato nulla. Credo di no, credo che comunque la spiegazione sia stata buona. Ricordo chiaramente che questo video tutorial, questa diretta tutorial speciale, chiaramente resterà caricata su una pagina appunto del Parco Nazionale della Maiena, da dove stiamo trasmettendo. E invitiamo insomma tutti voi, se ci sono bambini all'ascolto, genitori con bambini, sono adulti, insomma tutti voi che state ascoltando questo tutorial in diretta e che lo ascolterete poi successivamente, perché resterà appunto su questa pagina, se andate a giocare anche voi un po' e a realizzare qualcuno di questi lavoretti appena spiegatici da Maria, perché no, fotografateli e potete anche postarli sotto come commento proprio sotto questo video. Se ne riceviamo un po', insomma, potremmo anche presentarli con un mini video a tutto il pubblico di questa pagina del Parco della Maiena, insomma. Maria, dimmi se ad aggiungere. Un'altra cosa che vi volevo far vedere, un'altra idea, è questa qui. Si vede? Sì. Questa è un'altra idea molto semplice che potete fare utilizzando la metà posta, semplice cartone, anche quello, non so, delle scatole dei cereali, oppure quei cartoni ondulati che si trovano anche dentro le scatole delle merendine, dei biscotti, insomma, si ritaglia un triangolo, si vede? Semplicemente incolla in questo modo, e anche questo può diventare una simpatica gallina per decorare, per abbellire, insomma, per regalare anche un ovetto a un bambino, insomma, ok? Anche questo è molto semplice, basta quindi creare questo triangolo, incollarlo, al limite metterci un nastrino, uno spaghetto e fare quest'altra gallina. Ok, penso che puoi andare all'ultima. Bene.
Ecco, qui innanzitutto grazie per l'attenzione, insomma spero di essere stata chiara. Al prossimo laboratorio oppure alla prossima attività, perché non necessariamente potrebbe essere un laboratorio, potrebbe essere anche un esperimento, un'altra cosa. Quindi continuate a seguirci in tutti gli appuntamenti che il parco vi propone in questo periodo. E che dire, grazie a tutti, un saluto anche a tutti i colleghi, a Dino in particolare che in questi giorni sta facendo i salti mortali, alla mia collega Elena che insomma che ci sta vedendo, ha sempre tante idee e insieme si lavora benissimo, insomma. Bene, bene, Maria, grazie a te, grazie all'ufficio di educazione ambientale che comunque in queste giornate diciamo particolari sta contribuendo ai contenuti che cerchiamo di dare anche attraverso questi strumenti social, appunto, per cercare appunto di contribuire a restare a casa e restare, come dire, passando anche un po' di tempo assieme al Parco Nazionale della Maiena. Io ringrazio tutti voi anche che avete dedicato questi 20 minuti anche questa mattina al parco. Speriamo che, insomma, vi abbiamo dato anche delle idee, perché no, ecco, carine, che potete ripetere a casa, giocando un po' appunto con roba di riciclo, con roba che fondamentalmente nelle nostre abitazioni non manca mai, se ci pensiamo bene. E non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento per la classica rubrica di Maia TV di domani pomeriggio. Domani pomeriggio saremo ancora qui alle 15:30 e questa volta andremo a scoprire il versante orientale della Maiena, questo patrimonio unico, incredibile, quindi davvero una puntata da non perdere. Faremo da Fara San Martino a Lama de Peghigni, passando anche per Guardia Grena, Penna Piedimonte, insomma una puntata ricchissima di informazioni e anche di immagini molto molto suggestive. Quindi vi auguriamo buona giornata e vi rinnoviamo un appuntamento a domani con ancora Maia TV. Grazie a tutti. Ciao a tutti.